In questo video vi presento uno degli ultimi lavori finiti, un top per abiti estivi realizzato in stile etnico con un design diverso sul davanti e sul dietro. Mentre sul davanti ho utilizzato delle piastrelle con dei motivi circolari, i laterali sono uguali su entrambi i lati, sul dietro invece ho utilizzato un motivo a righe orizzontali riprendendo i motivi colorati dei due laterali. Si inizia lavorando le piastrelle, si uniscono, vanno lavorate poi la parte superiore e il laterale per ottenere una forma regolare, si lavorano quindi i due laterali e le spalline. La stessa cosa si fa sul dietro. Una volta terminato il dietro, con l'ultimo giro di lavorazione si unisce al davanti, si mette in forma, si inumidisce e si punta con gli spilli su una superficie morbida, tipo un asciugamano che permette appunto di fissare gli spilli, si lascia asciugare lontano da fonti di calore. Una volta asciutto si continua con il fondo, si lavorano quindi i bordi delle spalline e il bordo del girocollo. La cosa incredibile è che una volta finito ho trovato questo tessuto che sembra veramente fatto apposta, addirittura ha gli stessi colori che ho utilizzato io per le piastrelle e è una coincidenza incredibile, più unica che rara. In ogni caso, al di là di questa fortuna, si può utilizzare anche un colore a tinta nita, magari un nero, un rosso oppure il colore di base con cui scegliete di lavorarlo, non dovete per forza farlo nero, rosso e marrone. Top molto versatile, si può abbinare a un tessuto per realizzare un abito mini, medio oppure lungo e si può anche pensare a una canotta, quindi con qualcosa di molto più corto, anche non solo tessuto, ma anche continuando la lavorazione ad uncinetto, allungandola un po'. Vi lascio in descrizione il link per scaricare lo schema. La taglia è una 40, una 42, ma se si usa un uncinetto superiore al 2,5 si può ottenere anche una taglia in più. Diversamente, per ottenere una taglia ancora più grande bisognerà allargare i laterali e allungare anche la spallina, quindi il giro manica dovrà avere più sfogo. Bisognerà allargare anche questa parte e farla un po' più grande.